roba, come Mara, si ci dice. Siamo messe da gara per te. Mamma mia, da gara. Da gara. Ah, da gara. La competizione, perché a casa non è che siamo proprio così. Come state, ragazzuole? Bene. Tutto bene? Tutto bene, abbiamo mangiato. Bevuto, ci siamo truccate ed ecco. Dove? Qui? Mangiato e bevuto? No, no, a casa. A casa. Ma io due biscotti li ho mangiati anche qui. Mara. Anche qui? Sì. Siete stati in camerino? Sì. Tutto bene? Vi hanno assistito bene? Molto. Siete state confortate? Coccolate? Sì. E allora questo è, non quello, no, questo è l'omaggio alle due ragazze. Oh mio Dio, Chiara! Sentito la radio. Ma che è successo? Ti devi ricordare perché ti ha amato. Ma lo sai, è vero che è solo la camicia da notte? Meno male che me l'hai detto, perché altrimenti sarei uscita fuori di casa così. Era gioventù. Ma come era gioventù? Dai. Beh, io ero piccola piccola. Beh, all'inizio sì, quello era il primo film tuo. Era Un posto al sole, sì, avevo 16 anni. Beh, eri l'altro. Una ventina d'anni. Allora, Chiara è anche una scrittrice di grandissimo successo. Sì. Quanti libri hai scritto, Chiara? È il quarto e l'ultimo Il cielo stellato fa le fusa. Sì, che però ha venduto tantissimo. Sì, è la quinta ristampa. È un romanzo. È un romanzo pieno di novelle e appunto... È un romanzo. Ha nel cuore il dialogo, che è quello che in questo momento ci abbraccia e di cui abbiamo bisogno, secondo me. Tu libri? No, libri ancora no, ma e quando cominci? Che libro, Che libro vorresti scrivere, Laura? Sai, Mara, che tutti mi dicono sempre, quando mi conoscono, dovresti scrivere un libro, perché io... Non avevo molta voglia di andare a scuola, però ero molto brava a scrivere, sono molto brava a scrivere, quindi sono ispirata, soprattutto in questo momento. Sicuramente sarebbe un libro abbastanza drammatico. Che momento è della tua vita? Perché dici soprattutto in questo momento? Perché sto vivendo una specie di rinascita personale, perché mi sento attiva, soprattutto per quanto riguarda il mio lavoro, che ho mollato per un po' di tempo, diciamo, perché sono nati i bambini, quindi ho fatto la mamma, sono stata impegnata... nella mia famiglia, moglie, sono tuttora insomma mamma, moglie, però diciamo che ho tralasciato molto il mio lavoro proprio per essere presente al 100%. Però in questo momento stai pensando un po' a te stessa, che non fa mai male a noi donne, dopo ci dedichiamo sempre alla famiglia, al marito, a tutti, ogni tanto pensare a noi stessi, mi sembra un progetto tuo personale fantastico. Tu, amore, che momento stai vivendo? Ma io anch'io... Tu c'hai il moroso svedese, di sì, dove... però io sono ancora su piazza, però, cioè io ancora non... Sei su piazza? No, volevo Ma non dire... sei fidanzata? Sì, però ancora non mi sposo, come diceva Sordi, non voglio estranei in casa. Ah, ma tu vivi con lui? No, allora. Sì, sì, certo. Beh, allora ce l'hai in casa. Sì, è un estraneo, però, insomma... Mara, non ha la fede. Non ho la fede. Cioè, ti senti ancora libera? No, nel senso, penso... Sono per certi versi molto tradizionalista, per certi versi sono molto moderna, quindi io voglio scegliere tutti i giorni di pensare che l'uomo che ho accanto è il migliore che possa avere. E per adesso... Eccolo lì, biondo. Eccolo lì, biondo. Merita un applauso, Chiara. Allora, ragazze, noi siamo qui per presentare il vostro film, sì, Addio al nubilato. Sì. Poi, questo è una presentazione del film, ma mi farebbe molto piacere avervi poi ospite, perché secondo me parlare con voi diventa molto interessante. Molto, perché molto. Siete due matte. Due pazze, proprio. Siamo piene di vita. Siete due matte, vediamo il trials.
addio al nubilato. Ma questo disagiato sarebbe il tigre. Boh, siete sempre così giudicanti. Una donna che animaletto strano. Curioso, ma da dove è uscito? Brutta alma dolce. Lo facciamo entrare. Ma dove l'hai raccattato? A Međugorje. A Međugorje? Ma ci sei andata perché pensavi fossero terme? Sono andata in pellegrinaggio. Hai fatto una cosa meravigliosa. Sì. E ho capito che io non voglio più vivere la sessualità come morte, ma la voglio vivere come creazione. Quella non è creazione. Quella è penitenza. Tutte donne! Tutte donne! Tutte donne! Che meraviglia! Esce il 24 di febbraio, sì. E ma dove si può vedere? Perché in questo periodo purtroppo... Su Amazon Prime. Su Amazon Prime. Su Amazon Prime, ed è un film nel cui cuore ha l'amicizia al femminile. L'amicizia io la ritengo essere forse il sentimento d'amore supremo, perché non ha a che fare con la parentela, non ti amo perché sei mio padre o sei mia madre, non ha a che fare col sesso, non ti amo perché faccio l'amore con te. Quindi l'amicizia è proprio... Si scelgono. Brava. Ciò che rimane, mentre sì, tutto va. Non te, no? L'impone nessuno. Brava. Si scelgono. Sì. Sì. Voi avete molte amiche? Sì. Quelle giuste. Quelle giuste. Diciamo, quelle giuste. Quelle cinque, però... Cinque sono, sono tante. Già tante. Brava, Chiara. Sono tante. Sì. Sì. Sì, e devo dire però, Mara, non è per fare per piaggeria, devo dire che su questo set si è respirata davvero l'amicizia, perché ho conosciuto degli esseri umani, io per esempio Laura non la conoscevo prima, anche Antonia Liscove, Giuni Cicaua, ed è vera questa atmosfera di accoglienza, questo calore, questo feeling che si respira guardando il film, è vero. Però devo dire che ieri siamo state qua, ieri pomeriggio alle prove, e c'è un bellissimo rapporto anche tra voi due. Sì, sì, poi io ho sempre legato molto di più con gli uomini, no? Nei film, perché l'uomo è sempre molto più cameratesco. Invece noi ci siamo davvero trovate molto bene, scattata anche una certa quella chimica, esatto, ieri, che scatta in amore, no? Che non te lo sai spiegare. Sì, poi siamo molto simili, ma... di proporzione.